The Marvels è un film inutile. Questa è la prima cosa che ho pensato non appena ho concluso la visione l'altra sera. Non è un film brutto, non è sicuramente un film che definirei bello, ma almeno scorre veloce, non annoia, a volte forse anche un po' troppo veloce, ha dei pezzi divertenti, ma sta di fatto che arrivata alla fine ho proprio pensato: questo è proprio un film inutile. Arrivato alla fine non riuscivo a capire il senso di questo film, come dovesse incastrarsi nell'MCU, a cosa servisse se non per l'intrinseca funzione di intrattenimento che deve avere un film. E siccome questo film è statisticamente destinato a floppare malissimo, dato che nessuno vuole vederlo, non vi preoccupate, ci penso io. Ho visto io il film e starò qui a parlarvene così che voi non dobbiate sprecare i vostri soldi e soprattutto il vostro tempo. Ah, sono proprio un mecenate della corte medicea ad altri tempi. Quindi sì, tratterò la trama in dettaglio, ma vi avvertirò nel momento in cui comincerò a fare gli spoiler proprio più pesanti sul finale. Partiamo dal presupposto che questo era, in assoluto, il film dell'MCU per cui avevo meno interesse da quando era cominciato tutto sto progetto. Il primo Captain Marvel non era un film che mi avesse fatto impazzire, per me l'unica cosa che salvava quel film era Nick Fury, e il personaggio di Carol Danvers in generale mi stava un po' sul cazzo. Quando era uscito il primo trailer di The Marvels non mi aveva detto niente, nel senso letterale del termine, cioè io guardandolo non riuscivo a capire quale dovesse essere la trama di questo film. Era tutto incentrato sul fatto che le tre protagoniste si scambiavano di posizione ogni volta che usavano i poteri, ma della storia, di quello che succedeva, di quale fosse il villain o le sue intenzioni, non c'era niente. L'antagonista malapena si vedeva, compariva per tipo 3 secondi, ed erano scene talmente fuori contesto che poteva anche essere uno scagnozzo qualunque. Non mi aveva messo la benché minima curiosità di vedere il film, e questa cosa era un po' condivisa da tutti quanti. Le proiezioni vedevano molto, ma molto male questo film. Contando che le prevendite erano andate addirittura peggio dei peggiori film della DC, tipo The Flash o Black Adam. Tuttavia, il giorno prima dell'uscita del film, ecco che droppano il nuovo trailer. Signore, nessuno sta comprando i biglietti, sto film lo vedranno solo Andrea Belushi e Jay Taz di sto passo. Ah, mettici spezzoni a caso nostalgici dei vecchi Avengers, funziona sempre. Ma lo facciamo per ogni cazzo di trailer. Ah, fai così, monti spezzoni e frasi a caso per fare in modo, far sembrare che il villain voglia continuare in realtà il grande piano di Thanos. Ma non c'è niente di simile nel film! Mettici sto cazzo di Thanos e stai zitto! A questa lista voglio anche andare ad aggiungere frasi ad effetto tipo assisti al momento in cui tutto cambierà per sempre, o dei veri e propri momenti clickbait, no, scam, non saprei manco come definirli. Come alla fine del trailer quando arriva qualcuno sul Bifrost e si sente la voce di Nick Fury che dice loro sono qui, sono arrivati o una roba del genere. Con questo trailer si erano giocati tutti i trucchetti che potevano utilizzare per farti sembrare questo film qualcosa che poi in realtà non è. C'era già molta speculazione sul fatto che in questo film potessero in qualche modo comparire gli X-Men, magari una post-credit, e loro su questa cosa, anche in maniera un po' furba, ci hanno lucrato parecchio, hanno proprio cavalcato quest'onda, soprattutto lasciandoti questo mistero nel pezzo finale del trailer per farti dire ok, chissà chi è che sta arrivando, magari proprio gli X-Men. Ecco, questa per me potrebbe tranquillamente essere catalogata come pubblicità ingannevole, perché niente di quello che ti fanno intendere volontariamente in questo trailer poi c'è nel film che vai a vedere al cinema. La frase e i riferimenti a Thanos sono inventati dal trailer, nel film non c'è nessuno che fa riferimento a questa cosa, ma neanche nessuno che parla o nomina mai Thanos. E se ascoltate quel trailer in originale, vi renderete conto che sono proprio frasi e parole prese da altri film dove compariva Captain Marvel e montate apposta per fargli dire quella cosa. È una roba fuori di testa per me. E no, non è cambiato tutto quanto dopo questo film, non è cambiata una beata minchia. Per carità, la scena post-credit tecnicamente importante, ma in realtà non cambia un cazzo, e su quello poi voglio fare un discorso a parte, perché mi sembra che tutti quanti si stiano entusiasmando per questa incredibile scena post-credit, quando in realtà è tanto inutile quanto il film. Il film assolutamente si aspetta che tu abbia visto le serie TV fino a questo punto, anche perché non si prende la benché minima briga di introdurti i personaggi di Kamala Khan o Monica Rambeau. E in generale a me sembra che questo film sia un gigantesco secondo atto, perché manca di un'introduzione e manca anche abbastanza di un finale vero e proprio, se non per dire che il finale è veramente tanto rushato. Ti trovi subito catapultato nel vivo dell'azione, dandoti quella fastidiosa sensazione che al cinema qualcuno abbia sbagliato e abbia fatto partire il film dal 15° minuto anziché dal primo. Nei pressi della stazione spaziale Saber, dove si trova Nick Fury, è comparsa un'anomalia, un punto di salto come quelli che usavano nei Guardiani della Galassia per viaggiare da un capo all'altro del cosmo.
Monica Rambeau va ad investigare e nell'interagire con l'energia di questa anomalia dà il via a un qualcosa che porta lei, Carol Danvers e Kamala Khan a scambiarsi di posizione ogni volta che usano i loro poteri. Carol stava investigando un'astronave Kree dove Dar Ben, l'antagonista del film, stava mettendo in atto un piano per rubare le risorse naturali degli altri pianeti per riportare in auge il proprio, che ora è distrutto dalla siccità e dalla carestia. Fine. Questa è letteralmente tutta la trama di The Marvels. Anzi, io sono già dato per le lunghe, perché ho anche fatto riferimenti ai Guardiani della Galassia, che è già più di quello che si potrebbe aspettare da questo film. E il blocco della trama ce lo siamo tolti. Perfetto. Parliamo un po' delle cose positive. Il trio funziona molto bene, per quanto Kamala Khan rubi assolutamente la scena alle altre due e ancora una volta ci venga dimostrato quanto Captain Marvel come personaggio sia incapace di tenere un film da sola sulle proprie spalle, ma ci debbano sempre essere dei comprimari molto più simpatici e molto più interessanti di lei. C'è abbastanza chimica tra di loro e il rapporto tra Monica e Carol si basa più che altro sul fatto che Carol l'ha abbandonata e non è più ritornata da lei dopo essersene andata dopo gli eventi del primo film. La madre di Monica è morta per via del cancro e tra l'altro questa morte è avvenuta quando lei era stata blippata, quindi lei è ritornata trovandosi la madre morta e insomma non è che se la sia passata proprio benissimo in questi anni. Il rapporto tra Kamala e le altre è che lei è una gigantesca fan e quindi sta fangirlando malissimo ed è super contenta di trovarsi nel mezzo di questa avventura e infatti il suo personaggio, come dicevo, è il migliore del film perché è divertente, è interessante e in generale a me piace il personaggio di Miss Marvel. Sapete già cosa aspettarvi, tante gag basate sul fatto che loro continuano a spostarsi, a cambiare posizione nei momenti meno opportuni, ma poi con il potere dell'amicizia e della collaborazione riescono a farlo funzionare. Yeah! Le scene di combattimento erano ok, ma niente di più. Mi sarei aspettato che utilizzassero in maniera un po' più creativa questo loro continuo cambiare di posizione nel momento in cui arrivano a padroneggiarlo, però salvo un paio di scontri, non è che emerge più di tanto, ma mi rendo conto perché ci sono tipo 3 o 4 scontri nell'intero film, perché il film dura 1 ora e 45, è il più corto di sempre, e questa cosa un po' si nota. Inoltre, la regia degli scontri l'ho trovata parecchio confusionaria, perché già è confusionario che hai 3 personaggi che nel bel mezzo dell'azione degli scontri continuano a cambiare, teletrasportarsi e cambiare situazione, è già quello un casino. Se poi continui a mettermi sti zoom e ste telecamere che ruotano su loro stesse e la telecamera che non sta un attimo ferma, cazzo, mi viene il mal di mare. Goose, il gatto Flerken, è indubbiamente uno dei punti più alti di tutto il film, è una delle cose migliori, ci puntano tanto su questa cosa e fanno bene. Fin dall'inizio accompagna Carol nelle sue missioni, come avrete anche visto dal trailer ci sono poi a un certo punto dei mini Goose, dei mini Flerken pieno di gattini che danno vita anche a una scena molto divertente che mi è piaciuta. La trama in generale e l'antagonista sono invece indubbiamente la cosa peggiore di questo film. Ed è un peccato, perché in realtà le motivazioni del villain erano anche interessanti. Scopriamo che 30 anni fa Captain Marvel aveva distrutto l'intelligenza artificiale, il supercervello che controllava, che governava i Kree, e questo ha portato a una guerra civile tra di loro dove hanno dilaniato il loro pianeta e consumato tutte le risorse, al punto che adesso l'aria non c'è più un'atmosfera respirabile, non c'è più l'acqua, il loro sole sta morendo. E l'antagonista usa i poteri di uno dei braccialetti quantici, il gemello di quello di Kamala Khan, per aprire questi varchi, questi portali, per andare a rubare le risorse dagli altri pianeti per cercare di, appunto, rinvigorire, risanare il proprio pianeta. E questa è già una cosa un po' più interessante, perché non è il classico villain che vuole distruggere tutto ed essere malvagio per il volere dell'essere malvagio, per il potere, ma lo fa per una questione di necessità. Dar Ben, meno male che c'è Wikipedia perché io assolutamente avevo già cancellato il suo nome appena ero uscito dal cinema, vuole soltanto salvare il suo pianeta, un pianeta che è stato portato alla distruzione dalle azioni di Captain Marvel stessa. Peccato che il personaggio di Darth Vader, no, Dar Ben, sia piatto come un asse da stiro. Zero personalità, zero costruzione, appare come una pazza con un martello e basta. Non ha mai occasione di spiccare un minimo. Oh, e tra l'altro in questo film vanno completamente ad ignorare Secret Invasion, che da un lato è un bene perché quella è una pila di merda cacante sopra la quale qualcuno ha ulteriormente cacato, ma dall'altro canto io mi sono un po' rotto i coglioni di questo universo condiviso che però non è mai condiviso. Ma certe cose sono proprio una presa per il culo per quel che mi riguarda. Ad un certo punto un pianeta degli Skrull viene attaccato da Dar Ben e loro devono andarsene, ma non sanno dove andare perché non sanno dove cazzo andare e portare un'intera popolazione.
Sapete, esattamente il problema su cui si basava l'intera trama di Secret Invasion, sul fatto che gli Skrull avevano perso la propria casa, non sapevano più dove andare, sulla Terra non ci potevano stare perché creavano casini. E questa è più o meno la scena. Oh, Valkyria! No, ciao, amo, come stai? Senti, ho qualche centinaio di sfollati cosmici. Non è che puoi venire a dargli uno strappo? Amo, ma figurati! Ma ti pare che non lo faccio per la mia girl? Guarda, finisco la puntata di The Office e metto in moto il Bifrost. Valkyria quindi arriva a casa e in 448 si porta via tutti gli Skrull senza casa. Ma scusa, mi hai rotto i coglioni per un'intera serie con questo esatto problema! Dove cazzo era la navetta di Valkyria in Secret Invasion quando ne avevano bisogno? A me ste cose fanno proprio girare il cazzo, perché se prima la Marvel non toccava o girava attorno a alcuni degli elementi più importanti delle trame avvenuti negli altri prodotti, tipo il fatto che nel mezzo dell'oceano ci sia da anni un fottutissimo celestiale di cui nessuno ancora continua a parlare, adesso cominciano proprio a ignorarle e andare contro quello che dicono negli altri prodotti. Questa è una critica a metà, perché per quanto sia indubbiamente vero quello che ho appena detto, almeno qui un po' vanno a riprendere gli elementi e le cose successe negli altri film e nelle altre serie TV. Una cosa che a me aveva dato molto fastidio di Doctor Strange 2 era il fatto che loro ignorassero completamente, ma proprio dicendolo in uno dei dialoghi che non c'entrava, non erano lì per parlare di quello, gli eventi successi in WandaVision, lasciandoti ormai con quel familiare senso, no, che ti rimane in bocca, quel saporino di merda che ti porta a chiederti: ma allora perché cazzo l'ho guardata sta serie se poi non è servita a nulla? Entra Marvels per una volta si ricordano delle serie TV in alcuni casi, continuano la storia direttamente di Kamala Khan, riprendono la sua famiglia, i suoi genitori, il suo fratello, che ritornano qui come personaggi secondari, terziari o primari, chiamali come cazzo ti pare, continuano direttamente la storia di Monica Rambeau, e queste sono cose assolutamente positive. Peccato però che qui forse continuano tutte in una volta un po' troppe cose, perché se ci pensate questo film deve continuare 5 storyline diverse tra di loro. Deve continuare WandaVision, Miss Marvel, il primo Captain Marvel, in teoria Secret Invasion, anche se non lo fa e lo fa malissimo, e in teoria anche Hawkeye. Sono già 5 prodotti senza contare la trama di questo film. E parecchio per un film che dura meno di 2 ore, 1 ora e 45. Io sono dell'idea che alla lunga la durata ristretta abbia penalizzato il film. Questo è il film più corto dell'MCU, come dicevo, perché loro hanno detto: noi dobbiamo raccontarti questa storia, ci prendiamo il tempo necessario, non serve che ti mettiamo altra roba. E io sono assolutamente d'accordo, non è che ogni film debba essere di 2 ore e mezza, 3 ore, 3 ore e mezza mortacci tua Scorsese. Però poi tu ci devi riuscire a raccontare una storia come si deve da capo a fine in quel lasso di tempo che ti sei imposto, altrimenti ti rimane un'esperienza un po' che ti lascia con l'amaro in bocca, che ti lascia a metà. E qui mi sembra che molte cose proprio non abbiano avuto il tempo di svilupparle, di farle crescere tra i personaggi e gli eventi della trama. C'è una scena molto bella dove durante un attacco a uno dei pianeti, che loro stanno cercando di salvare tutti, Captain Marvel urla a Miss Marvel che devono andarsene, devono lasciare anche quelli che non riescono a salvare, perché non possono semplicemente salvare sempre tutti quanti. E quello è un bel momento, anche perché lì sul momento Miss Marvel ovviamente ci rimane un po' male per questa cosa, poi loro ne parlano, c'è questo momento, no, anche di apprendimento, no, del mentore verso l'apprendista che gli spiega un po' come funziona tutta questa storia dell'essere un supereroe, che non puoi sempre salvare tutto e dovrai sempre fare dei sacrifici che tu lo voglia o meno. E io avrei voluto vedere di più queste scene, ma questa è letteralmente l'unica che c'è in tutto il film. Perché? Perché non c'era molto altro spazio per aggiungerne altre. Una cosa positiva è che almeno sto film è riuscita a farmi stare un po' più simpatico il personaggio di Carol Danvers di Captain Marvel, perché qui è un po' umana e un po' meno un dito nel culo. Ad un certo punto loro vanno su un pianeta dove lei ha tipo degli inciucci amorosi con un principe, e su questo pianeta loro non parlano ma comunicano cantando, ed è una scena molto stupida, però nel contesto ci sta anche ed è anche abbastanza simpatica. Un personaggio che invece non ho capito è Nick Fury, perché il Nick Fury di Secret Invasion e il Nick Fury di questo film sembrano due personaggi completamente opposti. Ed è questo il problema di avere personaggi che tornano in 3000 prodotti, ma con tutti degli autori diversi dietro, che li scrivono in maniera diversa. I due Nick Fury che abbiamo visto negli ultimi due prodotti sono agli estremi opposti per quanto sono diversi. E questa cosa dopo un po' comincia a dar fastidio. E tra l'altro, per essere un film con 3 personaggi femminili, per essere un film che molti hanno preso per il culo dicendo: ah, è l'Avengers alle quote rosa, in realtà non c'è niente di... Che vada a promuovere la femminilità di questi personaggi. E che questa non è una critica o un aspetto positivo, è proprio un dato di fatto. Ah, me ne ero dimenticato, ma ovviamente ci sono un quantitativo assurdo di fanservice e forzature che mandano avanti la trama.
Quello che mi dà fastidio è che le premesse della trama erano anche interessanti. Allerta spoiler, perché da qui in avanti andrò proprio a trattare del finale del film. Il fatto che i Kree vedessero Captain Marvel non come una supereroina, ma come una portatrice di morte e distruzione che aveva causato il collasso del loro pianeta, poteva essere una storia davvero tanto interessante. Se loro avessero puntato su questo, sul senso di colpa, no, che adesso affligge Carol per queste azioni, il modo in cui le impatta nel suo essere una supereroina ogni singolo giorno, cioè sarebbe potuto essere un film completamente diverso. Il problema è che lei ha tutte queste cose, no, che l'affliggono, cioè poi ti fanno capire che lei è da 30 anni, no, che si posa, porta questo peso di quello che ha fatto dietro, per il fatto che appunto era la ragione per cui non è tornata più da Monica, perché lei temeva come lei avrebbe visto questa nuova Captain Marvel, che fosse magari, non lo so, delusa da lei, non soddisfatta. E poi come risolvono il tutto? Con Monica che gli dice: ma no, zio Carol, ma tu sei brava e buona, ma non ci pensare, ma basta non pensare, cioè i traumi, basta non pensarci, sei depresso, basta essere felice. Ma adesso sai cosa? Vai e accendi il loro sole morente come se fosse una fottutissima lampadina. Caspita Monica, grazie per l'idea, non ci avevo mai pensato in questi 30 anni in cui il peso delle mie azioni ha pesato sulla mia coscienza, riempiendo ogni singolo vacuo giorno. Dio mio, se ogni risvolto e risoluzione della trama sembravano veramente una gigantesca forzatura. Che poi io vorrei dire di più sulla trama, vorrei commentarla, ma non c'è, non esiste. Scopriamo che Dark Caramel non solo sta rubando le risorse dei pianeti, ma sta anche prendendo di mira quei pianeti che sono importanti per Captain Marvel. Tipo la Terra è un pianeta randomico con degli Skrull. È un pianeta dove lei sta pagando gli alimenti ad un marito che gli ha tolto i figli. Sì. E lei decide di rubare l'energia del sole terrestre. Cazzo, farebbe un'ottima coppia con Gru di Cattivissimo Me che voleva rubare la runa. Questo causa dei casini sulla stazione spaziale di Saber e ora la devono evacuare, ma non hanno abbastanza capsule di salvataggio. Il che mi porta a chiedermi perché non ce l'abbiano. Cioè, non è che c'è stato un incidente, quindi metà della stazione, metà delle capsule di salvataggio sono via e adesso non bastano. No, no, la stazione sta bene, però loro l'hanno progettata con un numero inferiore al 50% che serve per evacuare tutti quelli che lavorano. Piccolo errorino, no, da parte di qualche ingegnere, che non è per niente importante. Ma siccome Gusa ha depositato a caso delle uova in giro per l'astronave, adesso ci sono ovunque baby Frelken e quindi decidono di far mangiare tutti quanti quelli che devono essere evacuati da questi gattini pucciosi per poi metterli tutti in una navicella perché occupano molto meno spazio dei gattini pucciosi rispetto a 300 persone, portarli sulla Terra e vomitarli fuori. Ciao tesoro, come è andato il lavoro? Ho bisogno di fare una doccia. Dell'acqua santa. Loro sconfiggono Darth Maul, ma lei dice: ah no, più tardi, in realtà ho sbagliato, ho fatto degli errorini. E loro dicono: ah vabbè, ma allora dai, possiamo aiutarla. Ma era un trick. E in realtà adesso lei si è impossessata anche dell'altro bracciale di Kamala Khan e decide di usare questo potere per aprire un varco nello spazio-tempo. Ma il potere di due bracciali è troppo, lei non può tenere questo potere, infatti si disintegra. Però quando letteralmente 3 secondi dopo Kamala si mette entrambi i bracciali, lei non si disintegra come è appena successo a quell'altro personaggio che ha appena fatto esattamente la stessa cosa. Per ragioni di trama. Ah, ok, perfetto. Ma siccome questa spaccatura, no, nello spazio e nel tempo è rimasta, loro la devono chiudere perché sarebbe veramente un casino per ragioni di trama. Quindi blastano Monica di energia spaziale cosmica Crismi Vecbacon e lei va dentro questa fenditura, la chiude, però porca miseria, si chiude la porta dietro dimenticando le chiavi nella toppa e adesso rimane bloccata dall'altro lato, in questo universo parallelo. No, Monica, porca miseria, no, mannaggia, questo personaggio che abbiamo conosciuto per pochissimo se n'è andato. Porca miseria. E questa è la fine del film. C'è una parte dove la famiglia di Kamala si trasferisce nella casa ora vuota di Monica. Oh, raga, non c'è più, io mi prendo la casa. Tu vuoi il portatile? Allora, io ho già chiamato Dibs sulle chiavi della macchina, nessuno le tocchi. Il che ci porta alle scene finali, una delle quali credo che doveva essere una post-credit, ma sono tipo, non lo so, sbagliati in montaggio. Nel finale del film, Kamala si intrufola a casa di Kate Bishop per invitarla in una squadra che saranno i Young Avengers. No, non c'è bisogno di fare un video di 15 minuti di spiegazione sulle post-credit di Marvel, quando lo puoi riassumere letteralmente in una frase. Fra poco vi servirà il video di spiegazione pure per pulirvi il buco del culo.
Un caro saluto ai miei colleghi nonché grandi amici. Nella post-credit vera e propria, Monica si risveglia in questo altro universo e si ritrova faccia a faccia con sua madre, però non capisce perché in teoria sua madre è morta. Insieme a lei c'è però Bestia degli X-Men, perché quella in realtà è una Maria Rambeau di un universo parallelo dove lei fa parte degli X-Men. Questa è tutta la scena. No, non servivano 15 minuti per spiegarla o spiegare le ramificazioni o quanti peli ha sul buco del culino Bestia. Ora, questa cosa sulla carta dovrebbe essere importante, no? Finalmente, arrivano gli X-Men, bello a Marvel che si connette, cioè, ti ricordi? Gli X-Men de ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. Ma dove? Ma cosa? Ma cosa cazzo cambia questa scena, ragazzi? È una post-credit inutile come tutto il resto del film. Sapevamo già che esistessero X-Men negli universi alternativi. C'era cazzo di Chuck Xavier in carrozzina in Doctor Strange 2, per l'amor di Dio. Se quel portale, quell'anomalia, avesse portato gli X-Men nel nostro universo, nel loro universo principale, ok, quello sarebbe qualcosa di interessante. Mi sarei chiesto cosa succederà adesso, come reagiranno i personaggi, come cambieranno le dinamiche del mondo. Ma quello che è successo è che semplicemente Monica è andata nel loro universo e adesso è rimasta bloccata lì. E ora dovremmo aspettare altri 4-5 anni per sapere come continua quella storia in un altro sequel. Perché? Perché è quello che fanno da dopo Endgame. Dopo Endgame hanno continuato e continuano ad aprire 3000 storyline, ma senza continuarne mezza. O manco una l'hanno continuato fino a questo punto. Quindi no, ragazzi, per me questa post-credit è inutile al cazzo, perché l'unica cosa che fa è confermarci qualcosa che sapevamo già. Ha molto più senso ed è molto più d'impatto, per dire, la scena finale con Kate Bishop, perché almeno ti confermano l'effettiva volontà di voler mettere insieme gli Young Avengers. Quindi no, questo film non cambia tutto quanto, non cambia un buco di culo. È un film che scorre abbastanza bene, con dei personaggi che almeno hanno un po' di chimica tra di loro, ma non c'è un briciolo di trama, senza alcuna evoluzione dei personaggi, senza alcun villain interessante e senza alcun impatto tangibile sulla macro trama dell'MCU, perché no, ripeto, quella cazzo di post-credit non cambia letteralmente nulla. E se questo film magari fosse uscito in fase 2, forse si sarebbe un po' più salvato. Ma oggigiorno non più. La Marvel deve darsi una cazzo di svegliata. Non può continuare a tirare fuori tutti sti cazzo di filmetti mediocri che non vanno da nessuna parte. La gente si sta stancando. Io mi sto stancando. Questo è stato per la prima volta il primo film dell'MCU che davvero io, se non facessi questo di lavoro, cioè insultare i prodotti della Marvel, che è un lavoro bellissimo tra l'altro, vi ringrazio perché voi mi permettete di darmi questo lavoro, ma non lo facessi di lavoro, io questo film non sarei andato a vederlo. Me lo sarei forse recuperato tipo fra 3 settimane quando sarebbe arrivato su Disney Plus. Ma io non avevo alcun interesse. Per me ieri sera andare al cinema è stato l'equivalente di un viaggio di lavoro. Sai quando dici: che palle, devo andare al lavoro, non vedo l'ora di tornare e mettermi a guardare il cazzo ne so Scrubs per la quarta volta mentre mi gratto l'ombelico sul divano, perché comunque è molto più interessante. E ripeto, non sono l'unico, per una volta so che non è soltanto una mia impressione, perché io non ho mai visto la sala del cinema così vuota alla serata della prima di un'uscita di un nuovo film Marvel. Mai. E infatti potete tranquillamente non andare a vederlo, tanto non vi perdete nulla. Kamala Khan sta organizzando gli Young Avengers e Monica Rambeau è bloccata in un altro universo dove ci sono X-Men. Fine. Questo è letteralmente tutto quello che dovete sapere da questo film e ve l'ho appena raccontato io. Ed è un problema, perché ormai sempre più prodotti dell'MCU stanno diventando un vado a vederlo soltanto perché mi interessa più la post-credit che tutto il film in sé. Ripeto, questa cosa loro la sanno e la sanno bene. Tutto il marketing che hanno cacato fuori all'ultimo secondo è stato tanto disperato. La post-credit era già stata leakata online, molti già sapevano degli X-Men e loro hanno cavalcato quest'ondata perché sapevano che ne avrebbero parlato tutti quanti. E vi dirò di più, io scommetto tutto quello che volete che il leak della post-credit è stato volontario da parte di Marvel, cioè non sono più neanche teorie complottiste, perché hanno fatto esattamente la stessa cosa che era successo con Black Adam, ovvero leakare online la scena post-credit così la gente ne parli e la gente venga a vedere il film perché è incuriosito dalla scena post-credit. Ma porca puttana, ma io non devo andare a vedere 1 ora e 45 di film perché devo essere interessato agli ultimi 30 secondi che non c'entrano niente con il film che ho appena visto. Ha fatto la stessa cosa che la DC ha fatto con Black Adam, e il fatto che l'MCU ormai sia così disperato da andare ad adottare gli stessi stratagemmi fallimentari della DC, penso che la dica veramente lunga sui punti bassi e sul fondo del barile che abbiamo toccato.
Adesso nei commenti arriveranno i fanboy della Marvel che diranno: ma sempre a lamentarti, sempre a dire che i prodotti Marvel fanno schifo, ma quando smetterai di lamentarti? Ma non lo so ragazzi, forse smetterò di lamentarmi quando la Marvel tornerà a fare dei prodotti che non fanno cagare la merda. Buona giornata!